Oh, finalmente si parla di musica e lo facciamo con i protagonisti. Oggi sono veramente tanti, ho dovuto prendere praticamente una scala, un accordo di pianoforte, di settima, per introdurli tutti alla conversazione. Sono ben 5 microfoni, come è giusto che sia, perché loro rappresentano a loro modo uno dei più grandi gruppi della storia del rock in assoluto. Pensate che uno dei loro album principali, appunto Back in Black, se non sbaglio, è il secondo album più venduto al mondo, perché il primo è ancora, ahimè, no scherzo, Michael Jackson con Thriller, e poi c'è The Dark Side of the Moon, che ovviamente tanto di cappello. Ovviamente avete capito, stiamo parlando degli AC/DC. Io vi presento velocemente tutti loro, anzi facciamo così, presentatevi voi. Io dico il nome della band, la band è Sin City, cover AC/DC. Partiamo dal fondo, chi abbiamo? Batteria Nicola. Perfetto. Basso Franco. Chitarra Marco. Voce Massimo. E seconda chitarra Walter. Oh, grandissimi. Come è nato, come si è costituito questo gruppo? Chi sono stati un po' così gli ideatori? Beh, diciamo che sia io che Walter già abbiamo iniziato nel 2002, sai, strimpellando così nelle sale proprie. Che facciamo questa sera? Andiamo a suonare, facciamo gli AC/DC. E abbiamo fatto un gruppo antecedente a questo, poi negli anni comunque sia. Sì, perché tra l'altro avete età differenti. Età differenti, appunto. Quindi abbiamo per esempio il nostro Angus Young, è giovanissimo. 23. Poi abbiamo insomma gente più adulta, quindi immagino molti di voi, come stai raccontando, già, come dire, frequentavano gli AC/DC prima. Sì, a parte frequentare gli AC/DC anche musicalmente comunque sia. Quindi certo, abbiamo avuto questo incontro e ci abbiamo avuto la bella idea io con Franco di mettere su una nuova band, chiamarla Sin City e cercare com'è di fare... questo nome? Sin City dà il nome di una canzone degli AC/DC, okay, che piace. E poi comunque anche perché i testi degli AC/DC sono molto sarcastici. È vero, è e vero. E piccanti, è vero. Quindi la città del peccato è perfetto. Ecco, io non ho mai capito una cosa, voi forse potete aiutarmi da veri appassionati. No, anch'io lo sono, ma diciamo voi probabilmente, anzi sicuramente avete approfondito più di me. Chi è che scrive i testi delle canzoni? Perché solitamente nelle band sono i frontman, no? Quasi sempre. Capita qualche volta, no? Gli U2 ogni tanto è il chitarrista di Age, che aveva Jimmy Page nelle Zeppelin. Ci sono stati due cantanti, Scott e Brian Johnson. Chi è solitamente che sinceramente scriveva? Iniziavano, cioè, entrambi i due cantanti sono rimasti con la stessa tipologia, okay. Partono i riff di chitarra e ci mettono su da una canzone. Ok, però li scrivono loro, quindi questo diciamo sì, è un insieme. È rimasto, sì, è rimasto. Sono tre a scrivere, i fratelli Young. Appunto, no, perché alla fine poi di tutto questo sono i fratelli Young ci mettono, sì, partono con riff di chitarra, esatto, e poi insieme cominciano a scrivere una canzone. Grandissimo, ecco, Young ce l'abbiamo noi, che tra l'altro è proprio Young, non il Young, è proprio Young Angus. Allora soprannominato Marcus Young. Marcus Young, di nome e di fatto, perché giovanissimo tu hai iniziato. Mi raccontavano i tuoi colleghi prestissimo con gli AC/DC, giusto? Tipo, hai iniziato un riff come questo? Sì. No? Mi sono subito appassionato una volta sentita per la prima volta Back in Black. E da là appunto ho iniziato a comprare dischi su dischi, mettendoli nello stereo in camera e cercando di risuonare quello che sentivo. Poi appunto sono entrato in questo gruppo che ancora non era formato del tutto, quando avevo neanche 18 anni, mi accompagnava mio padre in sala prove e adesso a 23 siamo ancora qui e sempre meglio. Mo vengo da solo. Geniale, fantastico. Oh, le vostre prove come funzionano? Cioè vi preparate i pezzi ognuno la propria parte a casa propria, oppure lo portate e lo fate tutto insieme? Guarda, garantisco in che no, portiamo tutto insieme in sala e poi sia live che in sala prove cambia niente. Ok, no, perché sai, ci sono queste band che ognuno si fa il pezzetto proprio a casa, arrivano in sala e subito partono. Non puoi suonare gli AC/DC facendo così. Ma infatti, sono d'accordo, perché poi la AC/DC è proprio una band da cantina. Se può dire da cantina, cioè sì, veramente sì, chitarra, basso, sì, batteria, un riff, sì, e si va alla grande. Tra l'altro tu c'hai proprio anche la chitarra. Sì. Scusate se insisto con la chitarra, perché adesso sono importanti tutti gli strumenti, però capite che Angus Young è un po', sì, voglio sì, dire, sì, una figura emblematica, no, nel gruppo degli AC/DC. Siete un gruppo anche fuori? Cioè, vi frequentate amici? Siamo molto amici e molto attaccati. Noi prima di tutto... Ma lui sono 28 anni che se conosciamo. 28 anni. Io ho cantato. Porca miseria, io ancora non ero nato 28 anni fa. Bene. Allora, dal vivo, come siete? Scatenati, insomma? Dal vivo cerchiamo di riproporre
dal vivo come fanno loro, cioè no, dico dal punto di vista proprio dell'approccio sul palco. Beh sì, non ci vedo perché niente, sono cioè tosti, è quello volevo sì, dire insomma no. Cioè ci sono alcune band come gli SDC che sono band anche molto fisiche, questo voglio dire, sì, no? Sì, diciamo molto fisiche sul palco. Cerchiamo di riproporre quello noi, la cattiveria sia sul il vestiario palco che i modi di fare. Detto lui? La cattiveria sul palco. Esatto. Praticamente no, cioè non cerchiamo di non creare la tipologia che sembra che hai messo un CD, cioè va suonato. Esatto. Tra l'altro, a proposito di dischi e di CD, loro hanno questa questo pregio, secondo me, di riportare anche brani diciamo non tra i più famosissimi degli SDC, quelli magari un po' più di nicchia, così? Sì, diciamo cerchiamo alcune chicche anche perché primo, cioè secondo noi sono belle anche da far conoscere a chi appunto non conosce certo benissimo gli SDC. Certo. Perché diciamo è un gruppo che ha quasi 40 anni di storia. E soprattutto cioè, ci piace la particolarità di non fare sempre le solite stesse cose. Noi prima di tutto ci vogliamo divertire. E questa far divertire mi sembra la cosa se ti diverti, migliore fai divertire. Questa mi sembra la cosa migliore A, per affrontare proprio il discorso musica, proprio suonare live. B, per affrontare un discorso cover a SDC, perché ti devi divertire per forza quando li fai, non è, cioè, anche perché se non ti diverti, cioè è impossibile, no, è possibile sì, no, stavo non pensando fare, come bene fai a non divertirti a suonare gli SDC, è praticamente impossibile. Oh, vogliamo ricordare magari, non so, degli eventi quest'estate? Siete in giro da qualche parte a suonare? Sì, a... diciamo che abbiamo un luglio di fuoco noi. Ah, bene, abbiamo ci piace. Quattro ci piace serate. E il 7 luglio, vabbè, suoniamo a Segni, una rassegna su del paese. L'8 luglio è quella importante che suoniamo al V-Twin, è un pub che sta su Via Pontina, all'Harley Davidson Store. L'8 luglio proprio il compleanno del proprietario, grande amico Stefan, salutiamo, ciao Stefan, ciao Stefan. Ciao. E farà una grande festa con noi, noi ci sogniamo da 3 anni ormai, facciamo una volta al mese da lui, lui ci ama noi, noi amiamo lui, grande personaggio. E poi mi sembra il posto giusto proprio come sì, atmosfera, come i CDC con gli Arleisti si sposano bene a voglia. E poi facciamo una serata il 29 a Maccarese al stabilimento acquessale. E il 30, che è domenica, suoniamo alla festa della birra a Formia. Chi può chiedere quei parti, magari? Beh, anche mare Formia, birra esatto e SDC sono un bel trittico. Esatto. Un gran bel trittico. Tocca Via Pulmino per tornare. Tocca Via Pulmino è poco ma benissimo sicuro. Beh, come avranno fatto gli stessi SDC ai primi concerti. Prima e di guidava Bon Scott. È tutto dire. Allora, è tutto dire. Ecco, a proposito, un vostro giudizio da fans. Che cosa avete pensato diciamo dell'avventura Axl Rose SDC? Ve lo devo chiedere insomma perché ha un po' scompaginato tutto, però voi che siete, che li rappresentate con magari tutto il rispetto che ho, perché io sono un amante dei Guns N' Roses anche, sì, quindi conosco benissimo Axl, è una brutta gatta da pelaccia uno, perché chi mettevano adesso è come fare un cover SDC, però se l'è cavata bene. Va bene, ok. Diciamo, sta un po' democristiano, di verità. No, dai. Però se è calata bene, ha buttato un po' un cacciare. Vabbè, ci piace così. Sto scherzando. Non lo posso permettere. Sto scherzando, naturalmente, caro. E allora, Sin City, e per seguirli, ricordiamo appunto l'evento, l'abbiamo fatto prima a luglio, l'8 luglio. Importante, mi raccomando, seguiteli su Facebook, credo sia il modo migliore per essere aggiornati. Sin City Tribute Band, c'è anche il sito internet www.sincityband.it. Che dirvi di più? A questo punto siamo arrivati al momento della traccia, del brano che andiamo ad ascoltare, che è naturalmente Back in Black. Non poteva essere altrimenti. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Sin City arrivano qui su Radio Radio, questo è Back in Black. E allora mi raccomando, cercate di mantenere le mani sul volante.